Anche quest'anno originali addobbi natalizi abbelliscono il borgo di Barchi per le feste. Creatrici del nuovo capolavoro che valorizza il comune di Terre Roveresche, le donne della Compagnia delle Catenelle, che hanno in comune la passione per l'uncinetto, un'arte antica le cui origini si perdono nel tempo, evoluta poi con gli anni trasformandosi da un semplice passatempo a una forma d'arte raffinata, diventando un elemento chiave nell'universo della moda contemporanea. Nel centro storico del paese, in piazza Vittorio Emanuele, di fronte al municipio, si può ammirare un'opera straordinaria, la Natività, larga 5 metri per quasi 6 metri di altezza, che rende unica una parete del vecchio palazzo del Tribunale. Voi siete autrici di tante opere, questa è l'ultima che avete realizzata, che si intitola? Sì, è l'ultima che abbiamo fatto, l'abbiamo intitolata La Natività. Abbiamo lavorato per circa un anno tra preparare tutti i fili, schemi, e l'ideatrice dell'idea della Natività è venuta un'altra ragazza dell'associazione che si chiama Bianca Maria Bonifazzi. Abbiamo lavorato per un anno, ognuno ha avuto un tot di lavoro per ciascuno, perché sono quasi 11.000 pezzi, sono di 4 cm l'uno. Sono 40 colori e abbiamo fatto un calcolo all'incirca di un 20 km di filo. In quanti ci avete lavorato? Siamo 15, un gruppo di 15 donne di tutte le età, da 30 fino ai 60 anni. Quali sono le dimensioni? Allora, le dimensioni sono di 5 metri di larghezza e di 5 metri 80 di altezza. Per il 2024 Pesaro Cultura state già pensando a qualcosa? Stiamo pensando a qualcosa, ma è una sorpresa. Un lavoro per attirare durante le feste quanta più gente possibile nel piccolo borgo che tutte le donne hanno nel cuore. Cinzia, quanta soddisfazione c'è vedere realizzata oggi questa grande opera? La soddisfazione è grande perché il progetto è stato grande e ci è voluto molto tempo e sono molto contenta di averne fatto parte. E Domizia mi ha invitato, anche se io non sono espertissima, giusto sapevo fare la catenella, però con loro ho imparato e questo è venuto fuori un bel lavoro e la soddisfazione è grande. Possiamo dire che voi tutte le donne sono innamorate di Barchi? Certo, l'abbiamo fatto per Barchi perché come tutti gli altri lavori anche questo contribuisce ad abbellire il paese. Dato che siamo pochi, il paese è piccolo, ci sembrava bello fare qualcosa per Barchi anche questa volta.